Oh, ma quindi con la tipa? Quale tipa? È la tua, Elena. Oggi la lascio. Ma va. Non parliamo mai, non abbiamo niente in comune. Mi sono rotto, dai. Ma quindi stasera parte il grande classico? Certo, stasera c'è il grande ritorno del Non sei tu, sono io. Oh, Non sei tu, sono io è il modo migliore per lasciarsi. È per forza, perché la scusa del Non sei tu, sono io è perfetta. È impossibile ribattere. È molto importante il dettaglio, eh? Sguardo sofferente, respiro affannoso, mani in posizione e... Cara, non sei tu, sono io. Devo dirti una cosa. Anch'io. La mia è importante. Cara. Scusa, ma la mia è più importante. Caro, non sei tu, sono io. Non posso crederci. Hai appena usato un Non sei tu, sono io. Come, scusa? Il Non sei tu, sono io, il mio marchio di fabbrica. Ed ero venuto qui giusto per usarlo con te. Cioè, tu stavi per usare un Non sei tu, sono io con me? Ma certo! Io ho usato il Non sei tu, sono io tante di quelle volte che ho perso il conto. È la mia scusa. Io ho 7 anni più di te. Io ho i diritti sul Non sei tu, sono io. Non ci posso credere che volevi usarla con me. Non posso credere io che tu volevi usarla con me. Anche perché io volevo usarla soltanto per proteggerti. Fammi indovinare, anche per il mio bene, eh? Certo, anche per il tuo... Come fai a sapere che avrei detto esattamente questo? Beh, perché è quello che dico io di solito. Guarda, sono contento che ci siamo lasciati. Anche io. Perfetto. Bene. Tanto non avevamo niente in comune. Appunto. L'unica cosa in comune era il Non sei tu, sono io. Pensate se potevo stare con uno con cui ho in comune solo il Non sei tu, sono io. Piuttosto mi metto con uno che va in monopattino contromano, guarda. O di quelli che vanno in monopattino contromano? Li detesto. Anch'io. E cos'altro detesti? Non lo so, tante di quelle cose che... Tipo? Ma, per esempio, quelli che dicono H24 per dire tutto il giorno. Dio, quelli quanto li odio che poi manco sanno parlare inglese. E di quelli che scrivono recensioni rancorose su TripAdvisor? Ne vogliamo parlare? Quelli sono i peggiori. Battuti solo da quelli che in treno parlano al telefono in viva voce. Dio, mi fanno salire il malessere all'anima, guarda. In galera! Giusto, galera per chi parla in viva voce in treno. Ma perché non abbiamo mai parlato di queste cose? Boh, non lo so, forse perché di solito si cerca di parlare solo di cose belle, di nascondere i lati peggiori. Ma i lati peggiori sono i più importanti. Sono gli unici con cui riesci a costruire un rapporto con una persona. E a me sembra che i nostri lati peggiori siano simili. Ma sai che lo penso anch'io? Dimmi che quando sei stanca, butti il vetro nell'indifferenziato. Ma certo! E quando vado in bagno, a volte... Non mi lavo le mani. Sono pazzo di te. Ma ieri sera poi com'è andata? È come vuoi che sia andata, Danielino. È andata che... Ciao, amore. Ciao, amore. E porta pure le tue cose di là che arrivo subito. Ma non dovevi mollarla? Ho scoperto che è una brutta persona. Ma va. Ma tutte tu le trovi, oh. Beato te. Estremi rimedi. Estremi rimedi.